Buonasera a tutti i nostri telespettatori, amici che ci stanno guardando, insomma, da tutta Italia. Questa sera e quest'oggi abbiamo qui un grande calciatore del passato, un grande terzino, un grande difensore, un campione, ma soprattutto un grande uomo che ha reso importante la maglia del Napoli, con cui e alla quale è legato da un grande sentimento e da un grande senso di appartenenza e di onore. Abbiamo qui questa sera Giuseppe Bruscolotti. Ciao Giuseppe. Ciao, buonasera a voi tutti. Come va? Come va? Bene, bene, ti chiamo. Diciamo bene. Senti, Giuseppe, questa sera ti rubiamo un po' del tempo prezioso, un po' vogliamo parlare di questo ragazzo che va via da Sassano. Tanto sto in ritiro, questo è il ritiro più lungo della mia vita. Lo so che sei. Siamo tutti in ritiro, Giuseppe, siamo tutti in ritiro. Senti, ti volevo dire questo, questo ragazzo Bruscolotti che va via da Sassano nel Salernitano, no? Cominci a dare i primi calci nella squadra di Polla, la Pollese, no? Fino a quando poi arrivi a Sorrento, alla corte di Giampiero Vitali. E lì inizia la tua cavalcata, giochi in Serie C, addirittura lì fai pure un gol, vinci il campionato, approdi in Serie B. E lì c'è la Coppa Italia. In quella Coppa Italia Bruscolotti gioca con la maglia del Sorrento, rossonera, ma incontra il Napoli. Quella partita il 29 agosto del 71 vincete addirittura a Napoli con un gol di Bozza. Nel Napoli ci giocava gente come Zoff, Altafini, Improta, eccetera, eccetera. Che emozione ti ha dato quella partita e come l'hai vissuta? Io marcavo Altafini nell'occasione, Addirittura. per me già fu un impatto grandissimo perché comunque mi trovavo di fronte a un grande campione, quindi chiaramente una serata particolare. Poi, come hai detto tu, tutto è finito bene perché vince un bel gol Bozza in contropiede e quindi poi alla fine riuscimmo a vincere, quindi è una grande soddisfazione perché comunque vincere con Napoli, insomma, era qualcosa, non dico di impossibile, insomma, ma quasi, perché poi chiaramente la gioia era immensa per tanti di noi, come me che ero giovanissimo, ero militare all'epoca e quindi, sai, incominciava, diciamo, la mia carriera. Senti, Giuseppe, poi guarda caso la successiva partita l'avete giocata col Palermo vincendo 2-1, segnarono Scarpa e Giannotti, se non mi ricordo male. Comunque, poi un campionato importante doveva essere quello del 71-72, purtroppo voi siete retrocessi, ma guarda caso c'hai sempre un filo col Palermo, perché l'ultima partita si giocò Sorrento-Palermo. E quella volta il Palermo andò in Serie A, fu l'ultima gara di campionato. 72-73 approdi al Napoli. Che emozione ti ha dato quel passaggio nella grande Napoli, nella grande città, nei grandi traguardi per questo ragazzo umile e buono della provincia di Salerno? Ma io comunque, anche se giocavo l'anno prima col Sorrento, però ho avuto modo di vivere a Napoli, quindi sentivo e vivevo gli umori dei tifosi del Napoli, e quindi chiaramente stando a Napoli già mi immaginavo un giorno se si poteva aprire una porta per me anche nel Napoli. Poi a distanza di tempo durante il campionato avevo l'allenatore Nicola D'Alessio all'epoca e lui che mi diceva sempre: Peppe, tieni duro perché tu quasi sicuramente non ti muoverai da Napoli, quindi la tua città sarà questa per sempre, come poi è stata. Senti, approdi appunto al Napoli, no? E guarda caso, una delle tue prime partite di Coppa Italia, perché allora mi pare che avete cominciato col Brindisi, allora c'erano i gironi a 5, non so se ti ricordi. C'erano gironi, sì. Sì, ma una delle partite che hai giocato, forse tra le primissime, fu proprio a Palermo, Coppa Italia, ecco, e ritorna il Palermo, e lì c'è il primo gol di Bruscolotti, ma è un gol al contrario, infatti fu un autogol. Lo hai fatto per anticipare Vallongo,
E poi quella partita la pareggiò Rimbano, se te ricordi. Ma comunque è normale che una deviazione, qualcosa, insomma, un movimento sbagliato può portare. Vabbè, a parte gli scherzi, senti, avevi un allenatore Cappella, che praticamente credeva molto in te, e il 24 di settembre del 72 ti fa esordire in un Napoli Ternana, vincete voi 1-0, parlo di campionato, no? E con un gol di Damiani, lì c'era gente di grande valore, parliamo di Iuliano, tra l'altro. Ma io avevo iniziato già subito nel Napoli, anche le partite Sì. precampionate. Quindi diciamo che è stato un inserimento, un impatto non duro, perché comunque io avevo già provato l'ambiente della prima squadra, giocando tutte le gare ufficiali di Coppa Italia, e chiaramente per me è stato un prosieguo. Chiaramente l'esordio in campionato c'ha sempre un fascino particolare, perché per un giovane come me esordire è per fortuna, insomma, poi è meriti, vincemmo anche la gara, tutto andò bene con la Ternana, e quindi gol di Damiani, e quindi E da si qua è partì. Senti, cominciata tutta la mia vita calcistica, insomma. tra l'altro, in quel ritiro, in quella fase di allenamenti di amichevoli, anzi, prima del campionato, ci furono molte polemiche perché mi pare che voi avete fatto una partita contro la Lucchese o comunque in Toscana e avete giocato malissimo. L'unico che si salvò in quella partita fu Bruscolotti, in base alle cronache del tempo. Quindi, come vedi, insomma, lì c'è il corso e il ricorso della storia. Senti, una cosa importante, il primo gol è il 73-74, c'è un Napoli-Inter, aveva segnato Clerici, un altro grande campione, poi segnò Mazzola. Il tuo gol nel tuo Olimpia, nella tua Olimpia del calcio, nel tuo Maracanã, se vogliamo, quello appunto del Napoli. Che ricordo hai di quel gol? Benissimo, perché era il primo gol, fu una punizione dalla sinistra calciata da Ciccio Esposito. Io arrivavo dall'altro lato in corsa e mi ricordo che arrivai lì tutto sparato, entrai in aria di rigore e arrivai proprio a tu per tu con Bordone all'epoca, perché giocava Bordone. Insomma, entrai anch'io nella porta, quindi c'è Addirittura. una veemenza, una forza incredibile. Senti Giuseppe, tu hai avuto secondo me grandi allenatori. Molti di questi probabilmente erano allenatori all'antica, con tutti i pregi e con tutti i difetti. Spesso tu hai detto che ti hanno formato anche come uomo, no? Io ti parlo, per esempio, abbiamo citato già Vitali, Chiappella, Vinicio, Valcareggi, Pesaola, Di Marzio, Sonetti, fino ad arrivare a Bianchi. Secondo te, qual è quell'allenatore che ti ha dato di più come calciatore e quello che ti ha formato di più come uomo? Ma quello che mi ha dato di più come calciatore è stato Vinicio, perché come ricorderete è stato il Napoli in quel periodo che si cimentò in quel gioco collettivo che faceva l'Olanda all'epoca, Bravo. e quindi quello è stato il pregio di quel Napoli. Ma a parte l'allenatore, a me è stato, come hai detto tu, ho avuto il piacere, oltre ad essere un grande calciatore che ha fatto storia pure nel Napoli, è stato un grande uomo, e lo è sempre, tuttora adesso, quando ci vediamo, e questo è stato già, se fa, Vinicio per me rappresenta, insomma, la mia carriera, quello che mi ha fatto crescere in tutti i modi, perché dal giocatore, classico difensore italiano, mi ha portato alla partecipazione, alla manovra, e mi ricordo che uno dei primi anni io feci due gol, insomma, in un campionato del genere. Se ti Ma ricordi, tra una l'altro. squadra dove Napoli segnammo 50 gol, quindi Sì. vincere squadra non è che era facile all'epoca. Tra l'altro, quel gioco, tra l'altro, se ti ricordi, in Italia per primo l'aveva applicato Viciani, che l'aveva portato per primo alla Ternana, e poi tra l'altro lo portò pure a Palermo. Comunque, andiamo avanti. Senti, a Napoli ci sono stati grandi presidenti, no? Presidenti particolari, perché Napoli è una città particolare, è la città Ma dell'immensa.
iniziato con Ferlaino e ho finito con Ferlaino. Che cos'è stato per te Ferlaino? Ma è stato un ottimo presidente per quella che è stata tutta la gestione, tranne il finale che quando ho smesso di giocare lì non mi è piaciuto. Però per il resto durante la mia carriera, insomma, è andato sempre nel migliore dei modi, abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto. Senti Giuseppe, il primo grande successo, forse quello che praticamente non si scorda mai, no? Fu una finale di Coppa Italia, fu il 29 giugno del 76, me lo ricordo perché quel giorno compivo 10 anni. E il 29 giugno del 76 ci fu a Roma, perché si giocava allora a Roma, era partita unica, un Napoli-Verona. Andando a guardare il risultato, sembrerebbe 4-0, sembrerebbe una gara facilissima. Invece avete sofferto fino alla fine. Se ti ricordi, il primo gol è stato un'autorete del portiere Girulfi, ma fu un trionfo bellissimo per Napoli. Ma quello che ha detto bene, sono delle finali, chiaramente c'è un po' di tutto, anche se i favori del pronostico potrebbero essere a favore del Napoli, però comunque una finale è una finale, quindi quando una squadra si trova in finale, può essere il Verona o il Palermo, comunque ci è arrivata per meriti. E chiaramente è stata una gara non facile, però alla fine poi insomma, è venuta fuori quella che era la differenza tra le due squadre e quindi poi ha consentito quel risultato del 4-1, insomma. Senti Giuseppe, tu hai avuto grandissimi calciatori, poi parleremo dei grandissimi, quelli come Maradona, eccetera, eccetera, ma hai avuto anche calciatori e già tu, e questo ti fa onore, l'hai citato, no? Per esempio Esposito, ma perché no, anche Clerici, anche Peppino Massa, Pogliana. Ma per Napoli, a prescindere dai nomi, che c'erano nomi molto importanti, a cominciare dal mio capitano Antonio Iuliano, e come hai detto tu, menzionando anche tutto il resto, perché era gente che comunque aveva un certo valore. Ma lì, come, tornando al discorso di prima, insomma, è stato merito dell'allenatore che è riuscito un po' a mettere insieme questa rosa, questi giocatori che venendo uno di qua, un altro di là, però hanno sposato in pieno la causa dell'idea dell'allenatore, con tante perplessità, però alla fine è stata una cosa bellissima, perché comunque in Italia possiamo dire, si dice ancora, se ne parla tuttora, che siamo stati ed è stato Vinicio il promotore di quel gioco collettivo. Senti Giuseppe, andiamo oltre, passiamo diciamo tanti anni, insomma, dove ci sarebbe da raccontare molto. Io ho intervistato alcuni ex tuoi calciatori e miei amici, come Volpecina, come Bigliardi, no? Ma ce ne sono tanti altri. Ecco, avete avuto anche periodi di alti e bassi. E poi arriva un momento determinante, no? Quel Napoli diventa grande, diventa immenso, arriva Maradona. Ecco, quegli anni sono favole, non sono anni calcistici, sono favole per la città di Napoli. Ma lì il promotore di tutto è stato l'arrivo di Italo Allodi a Napoli, Bravissimo. perché con la sua esperienza, con la sua grandezza è riuscito a mettere giù una squadra del genere e quindi anzi completato, perché Napoli aveva già avuto Maradona l'anno prima, però quando poi è arrivato lui ha completato l'organico e quindi ha portato fior di giocatori. E quindi abbiamo avuto quel Napoli che insomma ha divertito e quindi ha fatto vivere una città, momenti belli che tuttora oggi insomma si ricordano sempre con tanta commozione e con tanta gioia. Senti, quel Napoli è stato costruito probabilmente per vincere, tuttavia c'erano squadre fortissime, no? Come il Milan, la Juventus, eccetera, eccetera. Però lì, secondo me, la molla, quella determinante, a parte i campioni che tu hai citato, no? Però lì fu il grande pubblico, l'amore della vostra gente, e quel tifo che secondo me vi regalò molti più punti di quanto possano sembrare. Vinse il Napoli, ma vinse Napoli come città, un connubio che forse non si è mai visto in Ha vinto nessunissima. la città per vari motivi, perché
che comunque è stato anche un motivo di rivalsa verso le squadre del nord, perché in altre occasioni abbiamo avuto la possibilità di lottare, però non ci siamo arrivati. E quindi avere avuto il più grande giocatore al mondo e arrivare a un traguardo del genere per la città di Napoli, per i napoletani nel mondo, è stata una gioia incredibile. Ripeto, questa è una cosa indelebile che non si cancellerà mai, perché quando si parla di quel Napoli, di quel periodo, la gente ancora piange, insomma, di gioia, per fortuna. Senti, Giuseppe, oggi andando avanti nel tempo, stiamo vivendo periodi particolari, tristi per certi versi, e spesso si ritorna un po' a ricordare quegli anni lì, quegli anni storici. I ragazzi, io ne ho molti studenti, no? Perché io sono un professore, e spesso io parlo, no? Di Napoli e di quella città di Napoli, e probabilmente il messaggio non passa. Non passa perché oggi il calcio è tutta un'altra cosa rispetto a quello di prima. Secondo te cos'è cambiato tra i tempi tuoi? Addirittura se lo facciamo paragonare al 72, 73, 74, siamo completamente in un altro universo. Ma cos'è cambiato nel mondo del calcio? Sono solo i soldi? Ma il calcio di oggi, diciamo, è a livello industriale, perché ci sono investimenti notevoli e quindi chiaramente è cambiata un po' tutta la gestione, perché dal Napoli passionale e dalla passione che avevano i presidenti, che ci mettevano tempo e denaro per mettere su delle squadre, per vincere determinati campionati, dall'altra parte c'era tanto attaccamento pure da parte nostra, perché come eravamo molto, molto lontani da questi guadagni, perché alla fine quando finivi una carriera non è che stavi proprio bene, benissimo, insomma, avevi vissuto momenti belli anche di discreti guadagni, però oggi è cambiato anche lì tutto, perché il metro di misura è proprio completamente diverso. Quindi c'è un Napoli e il calcio è cambiato proprio completamente, quindi anche oggi vedi che succedono ancora, sono in discussione in un momento particolare per chi deve avere e deve dare, quando poi girano insomma fior di miliardi, quindi sono cose veramente che in questo momento dovrebbero pensare pure che c'è gente che non può mangiare. Sono d'accordo con te, Giuseppe. Un'ultima cosa, oggi abbiamo parlato e tu l'hai accennato ad un calcio forse troppo milionario o probabilmente troppo industriale, come l'hai definito tu. Ma secondo te la ricetta per tornare, ammesso che ci possiamo riuscire, al passato, qual è quella dei vivai, quella di ritornare ad un calcio casereccio? Ma si può tornare a un calcio all'antica? No, il mondo corre, 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 e quindi la troppa corsa ci ha portato pure a questo. È un virus che non si sa da dove è arrivato, quando durerà. Quindi queste corse sfrenate non portano da nessuna parte, portano a un momento di interruzione, come lo stiamo vivendo. Io credo che bisogna avere la giusta dimensione in tutto, quindi anche accontentarsi e di non andare sempre a cercare il picco, insomma. Purtroppo, insomma, io spero che si possano ravvedere, quindi da persone per bene, ragionevoli, insomma, possano far vedere un ottimo calcio, però, insomma, badando pure il resto. Oggi chiaramente sono industrie e quindi quando si parla di industria uno pensa alla sua azienda e quindi il discorso di base rimane sempre questo, perché il calcio oggi è industria e quindi è chiaro e difficile che si possa ritornare indietro, quindi come tutte le cose si va avanti, ma tornare indietro è molto difficile. Va bene Giuseppe, è stato un piacere quest'oggi parlare dei tuoi ricordi, delle tue emozioni e parlare all'uomo Bruscolotti più che al calciatore. Sono stati 10 minuti di grandi momenti di sport e soprattutto di grande riflessione. Un abbraccio da Misilmeri in provincia di Palermo, alla tua Napoli.